L'incontro con il sindaco era intanto un incontro necessario perché noi nei mesi scorsi avevamo raggiunto delle intese sia per quanto attiene la domanda di comodato d'uso dello stadio, che è annuale, ha una durata annuale, sia per quanto concerne delle situazioni in essere fra Comune e Acer Messina, che riguardavano soprattutto gli anni passati, cose che avevamo verbalmente sistemato, ma che purtroppo al verbalmente non è seguito in questi mesi il termine fattivamente. Quindi era necessario andare a chiarire queste cose. Il comodato d'uso gratuito, non gratuito, scusate, il comodato d'uso che ci è stato proposto, noi non l'abbiamo ancora firmato perché riteniamo dovesse essere strutturato in una maniera diversa. Nello stesso tempo noi abbiamo avuto una discussione, secondo me, molto più importante di tutte le altre, che riguarda l'imminente scadenza che pesa come una spada di Damocle sul collo di Messina Sportiva, e che è quella del collaudo generale decennale che gioco forza l'ente proprietario dello stadio dovrà fare a breve. Questa è una cosa di cui la società, su imbeccata della commissione di vigilanza, ha fatto presente a suo tempo all'amministrazione, stiamo parlando di 8 mesi fa, e quindi l'amministrazione ha ben presente questa scadenza del collaudo generale, e noi abbiamo, come si suol dire, rinfrescato la memoria all'amministrazione comunale affinché, quando sarà il momento, non ci si trovi in situazioni di chiusura dello stadio, perché di questo trattasi. Qualora non dovessero esserci le condizioni, chiaramente si potrebbe anche arrivare a chiudere lo stadio San Filippo, e per la Acer Messina questo avrebbe un significato veramente pesante che io non ci voglio nemmeno pensare. E abbiamo affrontato anche altri discorsi, perché mi sembra che sia corretto e giusto vedere come questo stadio dovrà affrontare il futuro prossimo, futuro nemmeno troppo lontano, se si considera che mancano 3 mesi alla fine del campionato, se si considera che mancano 6 mesi, 5 mesi e mezzo all'inizio della nuova stagione agonistica, che di cui al momento non sappiamo quali nastri di partenza la Acer Messina sarà, però noi ci auguriamo che possa partecipare al campionato di C Unica, quindi con impegni, con obblighi di spessore ancora più marcati, ancora più profondi.
E quindi noi è giusto che portiamo avanti certi discorsi, è giusto che noi sappiamo un po', come si suol dire, di che morte dobbiamo morire, perché la base per una società, per qualsiasi tipo di programmazione che, di cui si voglia discutere, di cui si voglia parlare, la base è avere le strutture e avere uno stadio dove poter giocare la domenica e avere dei campi dove potersi allenare prima il settore giovanile e poi la prima squadra. In questa occasione, memore delle promesse fatte a suo tempo, noi abbiamo rinforzato e confermato al sindaco quello che abbiamo detto 8-9 mesi fa, che qualora ci mettessero a disposizione quelle due aree di cui si dice, il giorno dopo la CIR Messina entrerà con le ruspe in queste aree. Gli abbiamo confermato la nostra disponibilità, quindi aspettiamo che avvenga il decorso naturale di queste promesse a suo tempo fatte, perché noi abbiamo, come società, abbiamo la necessità di avere campi di allenamento. Ripeto, è un dovere che abbiamo nei confronti soprattutto di quei 150 ragazzini che fanno, io direi, e quei dirigenti che li seguono e quegli allenatori che li seguono, che fanno da eroi, che fanno il nostro settore giovanile. Ce l'abbiamo nei confronti della nostra squadra che ha necessità di avere un campo proprio. Oggi ci alleniamo, ringraziando Dio, grazie alla disponibilità dell'esercito, sì, ci alleniamo nel campo del 24esimo, però ripeto, se avessimo la disponibilità delle aree come promesseci, noi cominceremmo subito a fare i lavori. Questo è il contenuto del discorso che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, nella speranza che si possa addivenire a delle cose concrete. Noi siamo qua in giusta attesa, ma soprattutto, ripeto, ci teniamo, visto che è la scadenza più imminente, che questa benedetta spada di Damocle del collaudo generale non si abbatta su di noi come una mannaia e ci stacchi la testa, perché significherebbe bloccare un attimino tutto. Nelle more abbiamo anche chiesto al sindaco di verificare se non fosse il caso, qualora, visto la situazione del comune abbastanza precaria, qualora effettuare il collaudo generale dovesse costare una cifra non sopportabile da parte del bilancio, da parte delle disponibilità del comune, di verificare, gli abbiamo chiesto di verificare la possibilità di mettere a norma per disputare un campionato professionistico il Celeste, e noi valuteremo anche la possibilità di disputare le nostre gare per un certo periodo di tempo al Celeste, e nel frattempo cercheremo di poi sistemare al meglio il San Filippo, che è uno stadio, ripeto, per la Serie A, ma che in questo momento è una struttura precaria. Non sta a me
dire come stanno le cose, però è una struttura precaria, una struttura che necessita di interventi strutturali, forti, e l'ente proprietario è il Comune. Quindi questi interventi forti li deve fare l'ente proprietario, non nessun altro. Io intanto mi auguro che la CR possa chiudere il suo campionato al San Filippo. Questo è l'augurio basilare. Quindi faremo di tutto affinché questo avvenga e che non si cambino gli usi fin qui adottati. Per quanto concerne il futuro, è una ipotesi che noi abbiamo buttato lì e che il Comune dovrà valutare, perché, ripeto, è un problema di costi. Se per mettere a norma il San Filippo c'è da spendere 10, e invece per mettere a norma il Celeste c'è da spendere 1, mettiamo a norma 1, visto che ora abbiamo disponibilità limitate, e nel prossimo futuro andiamo a mettere a sistemare pure il San Filippo. Queste sono cose che devono fare soprattutto gli incaricati dell'ente proprietario delle strutture. Quindi quello che ci vuole lo si sa, però diciamo così, la fattività dell'intervento la deve stabilire il Comune. Siamo in politica, al di là l'ho detto dal primo momento, al di là della passione che ci mette il primo cittadino, che è rimarchevole, che io l'ho detto in tempi non sospetti, ho detto fa anche tenerezza poi sotto questo, ma conosco benissimo le lungaggini politiche, conosco benissimo l'essere elefantiaco da parte di tutte le amministrazioni, quindi noi stiamo là. Abbiamo delle urgenze da cui nessuno può scappare. Quella del collaudo generale è un'urgenza da cui non può scappare nessuno. Di conseguenza bisogna decidere. Quello che bisogna fare è bisogna darsi da fare. Quindi inevitabilmente presumo che ci saranno altri incontri, anche perché dico e lo ripeto, Messina, la CR Messina e di Messina Sportiva. La CR Messina è un'azienda, ieri dicevo al sindaco, quando mi parlava di persone che hanno il posto di lavoro, perdono il posto di lavoro, io gli ho detto guarda che la CR Messina, fra giocatori, allenatori, dipendenti e robe varie, muove 100 persone, di conseguenza è un'azienda, quindi non al di là di quelle che sono le aspettative della città, perché la CR rappresenta la città sportiva, e io l'ho detto e lo ripeto, il Messina merita di avere la squadra a certi livelli, di conseguenza l'impegno di tutti deve essere quello di cercare di portare questa squadra, di farla diventare una realtà della città, anche intesa sotto l'aspetto squisitamente economico, perché più avanti vai, più muovi interessi economici più rilevanti. Quindi è un interesse di tutti, anche di chi rappresenta la città come primo cittadino. Certo non posso dire che andremo a giocare a Reggio Calabria e nemmeno a Catania, perché non ci darebbero mai le autorità, non ci darebbero mai il consenso. Purtroppo c'è da dire che gli unici campi omologati per partite di campionati professionistici nei dintorni nostri
sono Milazzo, non so se ha ancora mantenuto i requisiti, Reggio Calabria e Catania, non ce n'è altro, o Palermo, no, non ce n'è altro che risponde, nessun altro impianto risponde ai requisiti per poter partecipare a un campionato professionistico. Quindi capite bene che la situazione del Messina è veramente delicata. O giochiamo a casa nostra, oppure si rischia, però noi siamo testardi e noi dobbiamo pensare che giocheremo a casa nostra, quindi non, il problema ce lo poniamo nella misura in cui ce ne dobbiamo occupare. Mira, una cosa bella, regione, mi piacete proprio, che mi piacete, siete belle, io so vecchio perché dopo 60 anni, 40 anni di tarantelle che ho visto, e andiamo a parlare già, chiusura, stadio, alternativa, quale chiusura? Il Messina finirà il campionato al San Filippo con lo stadio aperto, mi auguro pieno per quello che è consentito dalla capienza, e questa è la cosa che mi preme di più. Il Messina finirà il campionato qua allo stadio del San Filippo, poi questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Non è interesse di nessuno, cioè è anche un problema di ordine pubblico, no? Cioè, 5-6 mila persone, fai una partita a porte chiuse con 5-6 mila persone fuori, sono cose che vanno anche al di là fanno parte dell'ordine pubblico, quindi bisogna attenzionare con molta cautela il problema. Noi non l'abbiamo chiesto un rinnovo pluriennale, non abbiamo chiesto niente. Noi ci hanno messo davanti una delibera della Giunta per un comodato d'uso, che è diverso rispetto a una convenzione, un comodato d'uso annuale dello stadio. Siccome i termini riportati a noi non sono sembrati in linea con quello di cui avevamo discusso a suo tempo, noi non l'abbiamo firmato. Quindi ci auguriamo ora che i termini vengano rimessi nel pieno rispetto. No, ma io, questa è una cosa che esula proprio dal comodato. Ci sono delle intese che noi abbiamo con loro a cui va dato seguito. Stiamo aspettando da 6 mesi e quindi le intese vanno sistemate. Ma la convenzione classica, fino a quando lo stadio è in questa condizione, situazione, ma a chi conviene? Non certamente all'ACR Messina. Lo stadio San Filippo è uno stadio che ha gravi problemi strutturali, ripeto a dire strutturali, quindi quale società dall'oggi al domani si prende e si fa carico di uno stadio che c'è da mettere pronti via per sistemarlo tutto? Non basta il bilancio di 3 stagioni di Serie C. Quindi quale società lo farebbe? È una follia. E ripeto, non essendo il proprietario dell'impianto, perché fino a quando sei proprietario dell'impianto o quantomeno hai la disponibilità dell'impianto per vita naturale durante, e allora tu puoi anche pensare di accedere a mutui per sistemare lo stadio. Ma fin quando non ce l'hai, queste cose rimane tutto fino a se stesso. C'è un proprietario, l'impianto è quello che è. Ma ripeto, l'impianto va sistemato perché non bisogna correre quando ci scappa il morto. L'impianto va sistemato. No, la Giunta l'ha già firmata, il comodato, non l'abbiamo firmato noi. Noi per firmare il comodato, noi vogliamo che si rispettino in toto gli impegni fatti 8 mesi fa, 6 mesi fa, 7 mesi fa. Di conseguenza, al momento che saranno fatte certe cose, noi firmeremo tranquillamente il comodato d'uso.
Guardi, io dico una cosa, ho sentito dire che sono stati trovati i soldi per fare la pista ciclabile, che magari è una bella cosa, per l'amor di Dio, e non sicuramente è una cosa che migliorerà la vita dei messinesi, no? Io penso che un impianto così imponente deve soddisfare certi requisiti, soprattutto stiamo parlando di requisiti di legge, e quindi bisogna trovare anche la disponibilità per sistemare lo stadio. Aprile. Eventualmente ci sarebbe un mese intero, ma lei perché dice che il campionato lo finiamo in casa con la squadra. Cioè, finiamo. Non parlo nell'altro. Finiamo. Cioè stiamo parlando di il campionato finisce il 5 maggio. A meno che non ci sia una coda, il campionato finisce a prima settimana di maggio, quindi voglio dire. No. Ma diciamo che il collaudo generale riguarda più che altro il prossimo campionato, cioè non questo.